In caso di foratura, assicurarsi che il veicolo sia parcheggiato lontano dal traffico su una superficie piana, non sdrucciolevole e stabile. Applicare il freno di stazionamento e innestare una marcia. Se il veicolo è dotato di un cambio automatico, portare la leva in posizione P. Se si parcheggia sul ciglio della strada, ricordarsi di avvertire gli altri utenti della strada della propria presenza con il triangolo di emergenza. Per accedere alla ruota di scorta, rimuovere il pianale mobile, quindi sollevare il tappetino del bagagliaio. Svitare il fissaggio centrale, quindi estrarre la ruota di scorta. Il kit degli attrezzi contiene il rinforzo ruota e il martinetto. Se si dispone di dadi di bloccaggio della ruota, posizionare la chiave di sbloccaggio sul dado di bloccaggio. Per estrarre la ruota, innanzitutto allentare solo i dadi senza svitarli completamente. Quindi prendere il martinetto e fare attenzione a posizionarlo correttamente sotto il relativo appoggio più vicino alla ruota interessata. Una freccia indica la posizione dell'appoggio del martinetto. Iniziare a girare manualmente il martinetto facendo attenzione a posizionare correttamente la relativa testa nell'appoggio del martinetto. Girare la maniglia alcune volte per alzare la ruota da terra. A questo punto è possibile svitare completamente i bulloni della ruota. Estrarre la ruota danneggiata. Posizionare la ruota di scorta sul mozzo centrale e ruotarla in modo che i fori di fissaggio sulla ruota e il mozzo siano allineati. Riattaccare i bulloni e serrarli, assicurandosi che la ruota sia a filo sul mozzo. Abbassare il martinetto. Una volta che la ruota è a terra, serrare i bulloni. A questo punto è necessario sistemare lo pneumatico danneggiato nel bagagliaio. Tuttavia, quando si viaggia con una ruota di scorta, fare attenzione a non superare la velocità indicata sull'etichetta posizionata sulla ruota. Si noti anche che la ruota di scorta è temporanea, pertanto deve essere sostituita il prima possibile.